È di 20 anni di discussione politica attorno al fenomeno migratorio, di 20 anni di lotte dei migranti in questo paese. Effettivamente io sono convinto che la migrazione sia stata una delle principali dinamiche che hanno trasformato l'Italia negli ultimi anni. E penso anche che sia una lente che ci permette di comprendere più in generale le trasformazioni che questo paese ha vissuto dentro un contesto che non è soltanto italiano, ma è necessariamente europeo e più in generale globale. Quindi per me parlare di migrazione non significa parlare di una questione specifica per quanto importante, significa parlare dei processi più generali che hanno trasformato la società in cui viviamo negli ultimi 20 anni. Tra l'altro facevo riferimento alle lotte dei migranti, delle migranti in Italia e anche da questo punto di vista credo che sia opportuno sottolineare fin dall'inizio che il protagonismo dei migranti, la partecipazione dei migranti alle lotte sociali non è un fenomeno specificamente italiano. Alcune delle lotte più importanti che abbiamo vissuto negli ultimi anni a livello mondiale sono state lotte caratterizzate dal protagonismo dei migranti. Questo forse ci dà anche qualche elemento che ci consente di comprendere il significato poi di lotte che possono apparire, tra virgolette, locali come quelle che si sono sviluppate nel settore della logistica negli ultimi anni anche qui a Piacenza. Pensate semplicemente a quello che è successo negli Stati Uniti nel 2006 con il grande movimento, in particolare degli immigrati latinos, che è sfociato in una giornata straordinaria di sciopero sociale il 1º maggio del 2006, con una grande manifestazione a Los Angeles che dal punto di vista anche semplicemente quantitativo dei numeri della partecipazione rappresenta senz'altro la più grande manifestazione nella storia del movimento operaio americano. Tra l'altro in una situazione in cui il 1º maggio non è un giorno festivo negli Stati Uniti. Ed è stato proprio il protagonismo dei migranti, delle migranti, che ha consentito alla sinistra statunitense di riappropriarsi di quella giornata così importante nell'immaginario del movimento operaio in tutto il mondo. Ma se prendiamo, e faccio soltanto un altro esempio, poi nella discussione possono venirne fuori anche le grandi mobilitazioni operaie degli ultimi anni in Cina, un paese che ci appare per molti aspetti lontano, penso in particolare allo straordinario ciclo di lotte della primavera-estate del 2010 che ha avuto inizio con uno sciopero selvaggio nello stabilimento Honda di Foshan nel sud del Guangdong. Beh, anche quelle sono lotte interamente caratterizzate dal protagonismo del lavoro migrante, di un lavoro migrante che certamente ha delle caratteristiche diverse rispetto a quello con cui ci troviamo ad avere a che fare in un territorio come questo, ma è altrettanto caratterizzato nella sua composizione, nei suoi comportamenti da pratiche di mobilità, da quelle pratiche di migrazione interne che negli ultimi
anni hanno coinvolto almeno 200 milioni di persone in Cina, in uno spazio che soltanto formalmente può essere considerato uno spazio nazionale, in realtà è uno spazio continentale al cui interno vengono parlate diverse lingue, al cui interno ci sono dei confini amministrativi che i migranti devono attraversare e di cui i migranti sentono quotidianamente il peso, la pressione. Questi due esempi tratti da paesi distanti da noi, gli Stati Uniti e la Cina, semplicemente per sottolineare l'importanza che a livello mondiale ha avuto la migrazione dal punto di vista della storia delle lotte degli ultimi anni. La mobilità è dunque un elemento fondamentale non soltanto dal punto di vista della riorganizzazione del capitalismo su scala globale, ma anche dal punto di vista della storia, ripeto, della composizione delle lotte. Questo aspetto, che pure come dire, fa parte anche della nostra esperienza quotidiana, credo che non abbia ancora trovato un pieno riconoscimento sul piano teorico e sul piano politico. E anche per questo sono contento di essere qui oggi e di avere l'occasione di fare un po' di bilancio rispetto a quella che è stata l'esperienza della migrazione in Italia negli ultimi vent'anni. L'esperienza della migrazione in un paese che, come sapete, ha una storia abbastanza particolare dal punto di vista migratorio, non unica, però sicuramente particolare. L'Italia, per rimanere all'Europa, non è l'Inghilterra, non è la Francia, ha molto in comune con altri paesi del sud del continente come la Grecia, in particolare come la Spagna. L'Italia ha vissuto quella che gli studiosi definiscono una transizione migratoria in tempi estremamente accelerati. Fino agli anni 70 l'Italia è stata un paese di emigrazione, con una lunga storia di emigrazione. L'ultimo grande momento di questa storia di emigrazione è stato quello tra gli anni 50 e gli anni 60, quando milioni di italiani del sud si sono trasferiti al nord per lavorare nelle fabbriche del triangolo industriale, ma anche verso paesi del nord Europa, la Germania federale, il Belgio tra gli altri. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 il paese ha cominciato a vivere questa transizione migratoria che lo ha portato ad essere un paese di immigrazione. La consapevolezza, se volete, a livello di opinione pubblica, a livello di discorso pubblico, di questa trasformazione radicale che il paese stava vivendo, l'abbiamo avuta tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Mi diceva Carlo che nella pagina Facebook creata per questo evento sono stati postati dei video, il primo quello dell'arrivo di migranti albanesi a Bari nell'estate del 1991. Ecco, quello è un momento indubbiamente simbolico dal punto di vista della presa di coscienza del fatto che qualcosa stava cambiando dal punto di vista dell'esperienza della migrazione in Italia. E credo che non sia secondario sottolineare che
l'arrivo dei migranti albanesi nel 1991 a Bari era evidentemente collegato a trasformazioni estremamente profonde che stavano investendo il mondo cosiddetto socialista. Tra l'89, la caduta del muro di Berlino, il 91, 92, la fine dell'Unione Sovietica, c'è, come ben sapete, un cambiamento radicale negli assetti complessivi della geopolitica europea che ha delle ricadute estremamente importanti sulla posizione dell'Italia. La posizione dell'Italia dal punto di vista geopolitico era stata determinata in modo assolutamente decisivo dalla guerra fredda nei decenni precedenti e anche la centralità che l'Italia a suo modo aveva all'interno degli equilibri della guerra fredda è qualcosa che viene a cadere. Con la fine della guerra fredda. La coincidenza tra la fine della guerra fredda e la consapevolezza della transizione migratoria in atto è qualcosa che secondo me vale la pena di tenere presente. C'è una nuova posizione dell'Italia nel mondo che comincia a manifestarsi all'inizio degli anni 90, con questa apertura a molti sud e a molti est che di lì a poco avrebbe radicalmente trasformato la composizione demografica proprio della popolazione in questo paese. E evidentemente la migrazione verso l'Italia non comincia nel 1991, indipendentemente da quella che è una storia ancora da ricostruire pienamente, ovvero la storia delle migrazioni specificamente postcoloniali nel secondo dopoguerra, gli eritrei, i somali, in particolare in città come Roma e Milano. Un afflusso di migranti dal Maghreb in particolare era cominciato già alla fine degli anni 70. Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 il movimento migratorio che comincia a investire l'Italia è coincidente con la crisi del fordismo, con l'avvio di processi di decentramento produttivo e con l'inizio dell'aggressione di parte padronale alla contrattazione collettiva. Il fenomeno migratorio in Italia comincia ad acquisire consistenza in presenza di questi processi e evidentemente la migrazione comincia già nel corso degli anni 80 a collegarsi a processi di informalizzazione, precarizzazione del lavoro e di disarticolazione e precarizzazione della cittadinanza. Da questo punto di vista si comincia a fare esperienza nel corso degli anni 80 della presenza di una forza lavoro i cui diritti, la cui stessa condizione giuridica è caratterizzata in termini differenziali rispetto alla forza lavoro autoctona. E proprio negli anni 80 cominciano a manifestarsi quei processi di frammentazione del mercato del lavoro, ma anche di segmentazione su base etnica del mercato del lavoro che l'Italia non aveva conosciuto nei decenni dello sviluppo fordista e che poi avrebbero caratterizzato in modo estremamente radicale la situazione italiana a partire dagli anni 90 e fino ad oggi.
Naturalmente, parlando del rapporto tra migrazione e informalizzazione del lavoro da una parte, precarizzazione della cittadinanza dall'altra, vengono immediatamente in primo piano gli aspetti di indebolimento delle garanzie e dei diritti, gli aspetti di subordinazione ed esclusione dei lavoratori e delle lavoratrici migranti. Questi aspetti sono evidentemente molto importanti, ma io credo che si debba anche considerare la profonda ambivalenza dei processi di cui stiamo parlando, ovvero la capacità dei migranti, delle migranti, di fare fronte con creatività, con grande risorse a questi stessi processi. Semplicemente il fatto che molti di questi lavoratori, di queste lavoratrici migranti avessero già alle spalle un'esperienza nei paesi di provenienza che non era caratterizzata da lavoro formale e piena cittadinanza, consentiva loro di fare fronte con maggiore efficacia molto spesso ai processi di precarizzazione che stavano cominciando a interessare parti consistenti della stessa popolazione italiana, soprattutto nelle sue fasce giovanili. E questo si comincia a vedere molto chiaramente già negli anni Ottanta, quando i migranti sono fondamentalmente impiegati in agricoltura, in particolare nel sud, nell'edilizia, ma anche sempre più nelle fabbriche metalmeccaniche piccole e medie all'interno dei distretti industriali della cosiddetta Terza Italia, ancora una volta più dentro fabbriche piccole e medie che dentro grandi fabbriche. E poi fondamentalmente negli anni 90 che esplode, diventa pienamente visibile un altro ambito di inserimento di lavoratrici, in particolare migranti, e cioè il lavoro domestico e di cura. Nel corso degli anni 90, in modo sempre più chiaro, comincia a sfumare il confine tra lavoro domestico e lavoro di cura. Con la crisi del welfare, sempre più famiglie, non soltanto famiglie borghesi, ma anche famiglie operaie del ceto medio-basso, fanno ricorso a lavoratori e più spesso lavoratrici migranti per la gestione fondamentalmente della famiglia, e questo configura un altro bacino fondamentale di forza lavoro migrante che cresce fondamentalmente fino ad oggi e continua a crescere nonostante la crisi del 2007-2008, che ha invece un impatto decisamente più significativo su altri settori a partire dall'edilizia. Personalmente ho cominciato a occuparmi di migrazioni non come ricercatore universitario, militante politico. All'inizio degli anni 90 io all'università mi occupavo di tutt'altro, proprio di tutt'altro, e però vivevo in una città, Genova, dove nel 1993
ci sono stati quelli che la stampa all'epoca ha presentato come i primi riot, i primi disordini a sfondo razziale nella storia italiana. Che cosa è successo? Nel corso dell'estate del 1993 ci sono state delle aggressioni organizzate in modo molto preciso, con precisi imprenditori politici alle spalle, contro i migranti, in particolare migranti maghrebini, marocchini e migranti senegalesi, che avevano ripopolato il centro storico negli anni precedenti. I migranti si sono naturalmente organizzati anche con una certa efficacia per difendersi e anche per contrattaccare, e ci sono stati appunto alcuni giorni di scontri continui in centro storico. Per una persona come me, che veniva da una militanza all'interno del cosiddetto movimento ormai lunga, insomma da più di 10 anni, questa cosa è stata abbastanza uno shock. È stato abbastanza uno shock perché era un conflitto violentissimo che non avevamo in alcun modo previsto. E retrospettivamente, con amici e compagni, ci siamo detti, continuiamo a dirci anche con un po' di stupore, che non ci eravamo resi conto del fatto che la città in cui vivevamo, la città in cui facevamo politica, era cambiata in modo radicale negli ultimi anni. Quindi è stato un po' un test di realtà quello che è successo nell'estate del 1993 per me e per altri che come me facevano politica all'interno dei movimenti in quella città in quegli anni. Non ci eravamo resi conto che, per dirla proprio in termini molto banali, eravamo cresciuti in una città bianca e la città in cui vivevamo non era più una città bianca, era una città profondamente trasformata dall'afflusso di migliaia e migliaia di giovani, in particolare essenzialmente maschi, ma non soltanto, e in particolare provenienti dal Maghreb e soprattutto dal Marocco e dal Senegal. Attorno alla presenza dei migranti si erano riorganizzati gli spazi urbani, si erano riorganizzati settori economici importanti come il piccolo commercio e l'edilizia, si era riorganizzata cambiando radicalmente la demografia di una città da tempo profondamente invecchiata. A partire da quello che è successo nel 1993, l'estate, in centro storico a Genova, io insieme ad altri ho cominciato a fare politica con i migranti e a dedicare una parte consistente delle mie energie politiche alla questione della migrazione, dove in fondo, in quello che è successo nel 93 e poi nei 3-4 anni successivi a Genova, in questione era una cosa molto semplice, ma proprio perché semplice anche molto radicale, e cioè la legittimità della presenza dei migranti all'interno di quello spazio urbano. È attorno a questo che si è determinato uno scontro estremamente, estremamente violento, che per me è stato un momento decisivo proprio dal punto di vista della mia esperienza politica, e poi mi ha portato anche a cambiare, se volete, l'agenda della mia attività di ricerca, al cui interno il tema della migrazione è diventato sempre più rilevante.
Merkel. Quindi uno scontro violento proprio sulla legittimità della presenza dei migranti, dei corpi dei migranti all'interno di quello spazio urbano. E poi la scoperta che in qualche modo ci ha anche spiazzato del protagonismo dei migranti, della volontà di lotta e della disponibilità alla mobilitazione dei migranti. Noi venivamo da esperienze che dal punto di vista sociale in città erano state esperienze assolutamente minoritarie. Da un momento all'altro ci siamo trovati partecipare un grande movimento sociale, un grande movimento sociale che esprimeva le rivendicazioni, le domande, i desideri anche estremamente confusi, tanto quanto i nostri, insomma, di una componente nuova della popolazione cittadina, una componente nuova della stessa composizione della forza lavoro in città. Ci siamo trovati a gestire quasi, come dire, da un giorno all'altro dei rapporti conflittuali con il sindacato confederale, con la CGIL, da una posizione di forza, da una posizione di forza, perché noi eravamo dentro, non dico gestivamo, eravamo dentro a questo grande movimento che coinvolgeva migliaia e migliaia di persone, e la CGIL inseguiva, cioè un'esperienza, come dire, anche dal punto di vista personale, vi assicuro, assolutamente nuova, tanto più in una città come Genova, non so se avete presente. No, infatti, scusa se ti interrompo solo un secondo, ma vorrei far anche stimolare un ragionamento per Piacentini sulle analogie fra lo scenario che ha descritto Sandro, a Genova nel 93, e Piacenza, quando appunto da un giorno all'altro ci siamo trovati dall'affrontare tematiche prioritarie, insomma minoritarie, comunque all'interno della città, provavamo un po' il discorso degli studenti, e poi da un giorno all'altro in mezzo a questo movimento di massa, dove appunto la CGIL si trova costantemente a inseguire, spesso anche per pararsi il culo dalle nefandezze che ha commesso in quel settore, e di fatto insomma è lei che rincorre. Ma l'altra analogia, quando dicevi che si gioca la partita della legittimità della presenza migrante all'interno del tessuto urbano, e beh ragazzi, se noi pensiamo anche alle mobilitazioni e contromobilitazioni che ci sono state su Via Roma, tutta la retorica che viene fatta a mezzo stampa su Libertà e gli altri giornali su questa Via Roma che sarebbe il cosiddetto ghetto migrante, in realtà assolutamente risibile a livello di, appunto, di pericolosità, ecco, beh, è chiaro che stiamo parlando della riproposizione di questo schema, quindi c'è una certa parte politica anche con dei mandanti abbastanza evidenti che istiga alla retorica dell'illegittimità della presenza migrante, magari poi speculando e lucrando sugli affitti, sì, e dall'altra parte c'è una città che... Vai. No, dico, da questo punto di vista credo che l'esperienza di Genova dei primi anni 90 sia un'esperienza rilevante in termini storici, perché è stato uno dei luoghi, non certo l'unico, Milano è stato altrettanto importante in quegli anni, in cui ha cominciato a formarsi un discorso bipartisan, come si dice, che coinvolgeva cioè pezzi della sinistra, oltre che la Lega e le destre di sempre, contro gli immigrati, all'epoca a partire in modo particolare dalla questione della sicurezza. Questo è il tipo di discorso che ci siamo trovati a fronteggiare in quegli anni a Genova. D'altro canto ci sono le differenze, ovviamente, vi sto parlando del 1993, quindi di 21 anni fa. In questi 21 anni è cambiata abbastanza radicalmente la composizione della migrazione in Italia. Se penso ad esempio a Genova, oggi a Genova c'è una presenza latinoamericana, in particolare ecuadoriana, che all'epoca non c'era, e che ha cambiato abbastanza radicalmente la composizione della migrazione, e tra l'altro ha cambiato anche i modelli di insediamento dei migranti all'interno dello spazio urbano. Nel 1993 i migranti erano essenzialmente concentrati in centro storico, mentre in questi 20 anni c'è stata una diffusione molto consistente anche all'interno delle periferie popolari.
Contemporaneamente, nel 1993 l'immigrazione aveva oggettivamente qualcosa di nuovo in Italia. Era oggettivamente, al di là della nostra cecità, del nostro non vedere quello che stava succedendo negli anni precedenti, insomma, il cambiamento di cui vi ho parlato, sempre prendendo Genova per la mia esperienza come riferimento, il passaggio da città bianca a città che non era più bianca, si è giocato effettivamente nell'arco di 3-4 anni. In questi 20 anni la presenza migrante in Italia è diventata una presenza matura, è diventata una presenza assolutamente consolidata, per cui è anche un po' difficile oggi mettere in discussione la legittimità della presenza migrante. Se guardate semplicemente alle retoriche di Salvini, di Matteo Salvini, fa sempre molta attenzione a distinguere, no, i clandestini dagli immigrati per bene che vanno alle manifestazioni per la Lega. Questa cosa non era molto immaginabile nei primi anni 90 e si può vedere un sintomo qui, no, della consapevolezza che hanno perfino le destre più estreme del fatto che oggi nessuna città italiana potrebbe funzionare, potrebbe produrre, potrebbe vivere senza la presenza dei migranti. E questo è un elemento che va tenuto presente, perché anche quando poi si giocano nuovamente delle partite, delle battaglie che sembrano riproporre lo scontro attorno alla legittimità della presenza dei migranti, bisogna avere appunto consapevolezza del fatto che il campo di gioco in qualche modo è cambiato. Pensate alla questione delle cosiddette seconde generazioni, categoria che a me non piace molto, ma adesso la uso in termini semplicemente descrittivi, al modo in cui la scuola è cambiata in questi 20 anni, trovandosi a dover fare i conti con la presenza di figli di migranti. Ormai il fenomeno migratorio è un fenomeno migratorio maturo in Italia, e anche l'impatto della crisi, che pure ha portato decine di migliaia di migranti a lasciare l'Italia, non ha scalfito questa dimensione appunto strutturale del fenomeno migratorio. Vi dicevo appunto che a partire dal 1993 io ho cominciato a occuparmi molto di immigrazione, prima di tutto dal punto di vista politico e poi nella seconda metà degli anni 90 anche in termini di ricerca. In due parole poi, se volete, abbiamo tempo per discuterne più a fondo, io mi sono posto come obiettivo, quando ho cominciato anche a scrivere delle cose sulla migrazione, di superare l'approccio critico prevalente a sinistra, e ancora oggi molto diffuso, che assumeva come categoria fondamentale la categoria di esclusione. Il lavoro critico sulla migrazione veniva concepito, e ancora oggi concepito da molti, come analisi e denuncia dei processi di esclusione. A me sembrava che fosse un approccio magari necessario, e però tutto sommato limitato, perché guardava alle migrazioni dal punto di vista della società di accoglienza, e quindi non riusciva a uscire da questa coppia di categorie, esclusione, inclusione, integrazione,
che è costruita attorno ai codici, alle esigenze della società cosiddetta di accoglienza, cioè della società italiana. Mi sembrava tra l'altro che in questo modo, enfatizzando così tanto l'esclusione, si tendesse a proporre l'immagine di una società italiana, di un dentro alla società italiana, assolutamente compatto, non solcato da linee di conflitto e da processi di disgregazione di una forma di cittadinanza che si era andata affermando all'indomani della Seconda Guerra Mondiale nel quadro della costruzione di uno Stato sociale democratico. Da questo punto di vista mi sembrava che fosse necessario come dire, rovesciare lo sguardo. Ed è un po' l'idea di fondo che sta dietro un piccolo libro che ho scritto tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, intitolato Diritto di fuga. Un piccolo libro che ha avuto una certa diffusione all'interno dei movimenti, però anche all'interno del mondo della ricerca. E l'idea di fondo che stava dietro a questo libro e anche al titolo Diritto di fuga era proprio quella di rovesciare lo sguardo, di guardare la migrazione dal punto di vista dei movimenti dei migranti, dal punto di vista dei comportamenti dei migranti, dal punto di vista delle rivendicazioni, dei desideri dei migranti, senza naturalmente pensare che i desideri dei migranti di per sé siano qualcosa di positivo, sia chiaro. Ma piuttosto sottolineandone l'ambivalenza e cercando di fare vivere anche, per quanto mi riguarda, all'interno della ricerca, all'interno della teoria, quell'esperienza del protagonismo dei migranti che io personalmente ho vissuto in modo particolare a Genova negli anni di cui ho parlato, ma che poi ha caratterizzato la storia di questo paese e continua a caratterizzarla fino ad oggi. Proseguendo molto rapidamente un po' per grandi blocchi, a un certo punto il mio stesso lavoro sui temi delle migrazioni mi ha portato a uscire dai confini italiani e a pormi tanto in termini politici quanto in termini di ricerca il problema almeno della dimensione europea, perché un'esperienza fondamentale che abbiamo fatto negli anni 90 era proprio quella per cui le politiche migratorie contro cui ci mobilitavamo erano politiche sempre meno nazionali, sempre più determinate da un quadro europeo. Contemporaneamente, e questo credo che sia molto importante, avevamo anche scoperto che la migrazione nel suo insieme aveva una scala europea, ovvero che i migranti che venivano dal Senegal o dal Marocco erano interni a reti transnazionali che eccedevano i confini dell'Italia. I rapporti con Marsiglia, per esempio a Genova, erano rapporti estremamente stretti, ma le geografie della migrazione erano geografie che non potevano essere limitate semplicemente a un paese, l'Italia nel nostro caso. E guardate che da questo punto di vista, come dire, c'è una lunga storia di transnazionalismo dei migranti. Ma c'è anche da segnalare un cambiamento, perché se guardate alla storia della migrazione italiana in Germania nel secondo dopoguerra, beh, lì chiaramente c'era un rapporto molto preciso tra l'Italia, tra un certo luogo in Italia e la Repubblica Federale Tedesca, un certo luogo nella Repubblica Federale Tedesca. Le pratiche di mobilità, ancora una volta guardate, sono pratiche strutturalmente transnazionali, che praticano quella che un sociologo tedesco ha chiamato la poligamia di luogo.
e che quindi continuamente sovvertono le geografie fondate sul primato del nazionale. Allora, mettendo un po' insieme queste due cose, politiche sulle migrazioni sempre più determinate a livello europeo, geografia delle migrazioni sempre più transnazionale, risultava chiaro che bisognava, anche dal punto di vista, ripeto, politico e della ricerca, uscire un po' dai confini dell'Italia. Per noi a Genova si è presentata un'occasione molto importante nel 2001, quando, come immagino sappiate, qualcuno per esperienza diretta, qualcuno perché gli è stato raccontato, a Genova si è svolto il vertice del G8. E già nel 99, insomma, dopo le manifestazioni di Seattle negli Stati Uniti contro il vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, era cominciato un processo di organizzazione di iniziative, manifestazioni contro il vertice G8 a Genova. E noi abbiamo portato dentro questa discussione, che da subito è stata una discussione internazionale, non soltanto italiana, l'esperienza degli anni precedenti dell'organizzazione e delle lotte dei migranti, e abbiamo proposto che la prima iniziativa contro il G8 fosse una manifestazione sui temi delle migrazioni. Una manifestazione per i diritti dei migranti. E questa manifestazione poi si è effettivamente svolta, è stata anche l'unica manifestazione non aggredita dalla polizia, il 19 di luglio del 2001. È stato un momento importante perché nella storia del cosiddetto movimento no global, alter globalizzazione, chiamatelo un po' come volete, è stato il primo momento in cui la questione delle migrazioni ha avuto un rilievo fondamentale. E attorno, insomma, a quella manifestazione, al processo di costruzione di quella manifestazione, si sono tessuti dei rapporti, si sono costruite delle reti che poi negli anni successivi hanno caratterizzato il dibattito all'interno dei forum sociali europei, a partire da quello di Firenze del 2002, hanno organizzato giornate europee di azione sul tema delle migrazioni, giornate europee che sono state anche relativamente poca cosa dal punto di vista dei risultati, dal punto di vista dei numeri, ma hanno costruito e sedimentato un linguaggio comune, quantomeno, a livello europeo attorno ai temi delle migrazioni. D'altro canto, in Europa esistevano, esistono oggi, moltissime reti che lavoravano sui temi delle migrazioni e dei confini. Una rete particolarmente importante nel corso degli anni 90, con base soprattutto in Germania, era la rete No Border, di cui forse qualcuno, insomma, ha sentito parlare, una rete che ha organizzato molte iniziative contro quello che era allora il regime europeo di controllo dei confini in formazione. Da parte nostra, da parte di un gruppo di attivisti, di una rete di attivisti essenzialmente italiana, è venuta la proposta di costruire un campeggio no border, per la prima volta non su un confine geopolitico, ma nel meridione d'Italia. E nel 2003 abbiamo organizzato questo campeggio a Frassanito, in Puglia,
che ha avuto una certa importanza, tanto perché spostava la questione del confine, tenendola ferma come questione fondamentale, dalla linea geopolitica di separazione dello spazio europeo da altri spazi, al cuore di uno spazio europeo come quello appunto pugliese. Lì abbiamo cominciato a porre la questione della necessità di un lavoro d'inchiesta, ma anche di costruire dispositivi di organizzazione e di lotta sul tema del lavoro migrante in agricoltura, prendendo anche ispirazione da un'esperienza non italiana, quella del SOC, del Sindacato Obrero del Campo in Andalusia, che era stato protagonista di formidabili lotte negli anni precedenti. Ed evidentemente sapete che nel decennio successivo la questione del lavoro migrante nel meridione d'Italia è letteralmente esplosa. Pensate a Rosarno, un altro video nella pagina Facebook costruita per questo evento, ma pensate allo sciopero contro il caporalato che c'è stato a Nardò nel 2011, pensate a tutto quello che è accaduto, e poi in conclusione ci ritorno brevemente, attorno a Castelvolturno e a Villa del Terno. D'altro canto, quel campeggio fatto a Trassanito, in provincia di Lecce, nel 2003, ha avuto anche una certa risonanza, anche mediatica, per un'azione molto efficace che abbiamo fatto alla fine del campeggio contro un centro di detenzione a Bari Palese, nell'aeroporto militare di Bari Palese, un'azione che per la prima volta nella storia dei campeggi no border ha consentito a una ventina di migranti di evadere dalla detenzione. Quindi vedete come stia cercando di intrecciare elementi così di cronaca con elementi che non sono di cronaca, ma sono piuttosto relativi a specifiche questioni che hanno caratterizzato la storia della migrazione, la storia delle lotte dei migranti in Italia negli ultimi 20 anni. Il lavoro migrante in agricoltura, la questione dei centri di detenzione, la questione delle politiche europee di controllo dei confini, di controllo della migrazione, di controllo dei movimenti dei rifugiati. 10 minuti ancora? Sì. In questi 20 anni noi abbiamo avuto un protagonismo dei migranti, di cui ho cercato di dare qualche immagine anche, parlando di Genova, e abbiamo avuto uno sviluppo di quelle che insieme ad altri amici e compagni chiamo lotte della migrazione. È una distinzione che può sembrare anche un po' di lana caprina, ma che a mio giudizio ha una sua utilità. È la distinzione proprio tra lotte dei migranti e lotte della migrazione. Lotte dei migranti dovrebbe essere abbastanza chiaro che cosa significa. Pensate alle mobilitazioni dei sans-papiers. Pensate alle mobilitazioni per il permesso di soggiorno, per dirla in italiano, che sono state mobilitazioni fondamentali, soprattutto, non casualmente, in tutta la prima fase della storia che sto cercando di ricostruire. Negli anni 90 la mobilitazione dei migranti era essenzialmente mobilitazione per il permesso di soggiorno. La mobilitazione contro la legge turco-napolitano prima e poi contro la legge Bossi-Fini è stata al tempo stesso mobilitazione per il permesso di soggiorno, cioè per la sanatoria, per allargare
i confini della sanatoria. Queste sono evidentemente lotte dei migranti, in cui il protagonismo migrante è assolutamente immediato ed è collegato a una rivendicazione relativa alla specifica condizione dei migranti. Lotta per la migrazione, che cosa vuol dire invece? Se mi seguite per un attimo in questa distinzione, che poi potete anche immediatamente dimenticare. Beh, vuol dire che alcune lotte sociali fondamentali in questo paese, che hanno una storia lunga, che va ben al di là della soglia a partire dalla quale l'Italia ha cominciato a percepirsi come paese di immigrazione, sono state profondamente modificate dal protagonismo dei migranti. Qui l'esempio, secondo me, più plateale è quello della lotta per la casa. La lotta per la casa non è certo una lotta che comincia nei primi anni 90 o negli anni 80. Pensate a una città come Roma, che ha una tradizione di lotta per la casa quantomeno, insomma, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, una tradizione che si lega alla nascita delle borgate, a pratiche di autocostruzione, eccetera, eccetera, eccetera. Una tradizione che ha avuto momenti di straordinaria radicalità negli anni 70. Bene, questa tradizione è stata contemporaneamente reinventata, rividificata e modificata in modo radicale dall'irruzione della presenza e del protagonismo dei migranti. E anche lì non guardiamo alle lotte per la casa esclusivamente dal punto di vista delle pratiche esplicitamente politiche che si collegano alla questione della casa. Non guardiamo soltanto alle occupazioni gestite politicamente, guardiamo alle pratiche di riappropriazione di spazi che in una città come Roma, ad esempio, cominciano quantomeno nel 1990 con l'occupazione dell'ex pastificio Pantanella da parte di migliaia e migliaia di migranti. Ecco, questa secondo me oggi è una buona immagine di che cos'è una lotta della migrazione. È una lotta sociale che è stata però profondamente modificata dai comportamenti e dal protagonismo dei migranti. Naturalmente possiamo dire qualcosa di simile anche a proposito di alcune tra le più importanti lotte degli ultimi anni, come ad esempio la lotta all'interno della logistica in Emilia-Romagna e in altre regioni italiane. Cercando un po' di andare verso la conclusione, la storia delle lotte dei migranti in Italia e la storia delle lotte della migrazione è una storia ancora in gran parte da scrivere. È una storia che ha avuto un enorme rilievo nella esperienza di almeno due generazioni di attivisti, di militanti in questo paese, ma che nessuno ha scritto. E scrivere una lotta, una storia delle lotte dei migranti, delle lotte della migrazione negli ultimi 20-25 anni in Italia significherebbe scrivere una storia delle lotte sociali in questo paese e al tempo stesso una storia sociale di questo paese da un punto di vista particolare e tuttavia molto illuminante, a mio giudizio, proprio perché particolare. Bisognerebbe ricostruire anche le aggregazioni politiche che si sono costruite attorno al tema della migrazione passiva, partendo dalla rete antirazzista, un'esperienza molto importante nel corso degli anni 90, in cui ha avuto un ruolo da protagonista uno straordinario compagno
pugliese, ma fondamentalmente romano, Dino Frisullo, che purtroppo ci ha lasciato ormai da troppi anni. Si dovrebbe ricostruire l'esperienza dei cosiddetto tavolo migranti, dei social forum italiani, che ha avuto la sua importanza anche in quella rete di rapporti a livello europeo di cui parlavo prima. Ma credo che sarebbe particolarmente utile ricostruire la storia di queste lotte, organizzandola attorno a tre focus fondamentali, a tre concetti, se volete, che sono stati messi in gioco e profondamente rinnovati da parte delle lotte dei migranti e delle lotte della migrazione. E questi tre concetti, su cui concludo dandovi semplicemente qualche esempio di lotte che hanno interpellato in modo radicale questi concetti, sono da una parte quello di diritti e cittadinanza, dall'altra parte quello di razzismo e infine quello di lavoro migrante. Sono tre prospettive che a mio giudizio bisognerebbe evitare di giocare l'una contro l'altra, ma piuttosto si tratta di farle interagire per comprendere il campo politico di possibilità che è stato aperto e continua ad essere attraversato dalle lotte dei migranti in questo paese. Diritti e cittadinanza. Insomma, è evidente che la condizione migrante è una condizione che interpella direttamente questa questione di diritti e cittadinanza. Noi abbiamo fatto l'esperienza, come dicevo prima, di una differenziazione gerarchica dei diritti degli uomini e delle donne che abitano lo spazio nazionale, per quanto ci riguarda, italiano, che era un'esperienza che, come dire, nel secondo dopoguerra c'era totalmente ignota. Pensavamo appartenesse a un passato ormai concluso. E invece sia il legame molto stretto tra il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro, la famigerata figura del contratto di soggiorno introdotta dalla legge Bossi-Fini, ma prefigurata dalla legge Turco-Napolitano, sia la gestione della cosiddetta clandestinità, ci hanno messo di fronte alla presenza fianco a fianco, nello stesso spazio urbano, nello stesso posto di lavoro, nello stesso mercato del lavoro, di soggetti qualificati in modo differenziale, quindi gerarchizzati anche dal punto di vista giuridico. Da questo punto di vista la lotta per i diritti è stata comunque una lotta estremamente importante, soprattutto nella misura in cui si collegava alla denuncia di processi che stavano introducendo la medesima differenziazione e gerarchizzazione anche tra gli autoctoni, tutto il tema della precarizzazione. E allora qui sono molto importanti, ripeto, le lotte per il permesso di soggiorno. Le lotte per il permesso di soggiorno che sono state la manifestazione peculiare italiana di un grande ciclo di lotta dei migranti senza documenti, sans papier, a livello europeo. Naturalmente la mobilitazione in Francia ha acquisito una valenza simbolica, occupazione di chiese nel 1996, ma le lotte dei sans-papiers sono state veramente un ciclo europeo che ha coinvolto la Spagna, che ha coinvolto la Grecia, che ha coinvolto la Svizzera, che ha coinvolto la Svezia. E d'altro canto in Italia, come dire, queste lotte non sono finite, perché rimane aperta la questione della cosiddetta clandestinità. E ancora nell'autunno del 2010 c'è stata una grande mobilitazione sui temi appunto della regolarizzazione a Brescia. Vi ricordate gli immigrati che erano saliti sulla gru e ci sono rimasti anche abbastanza a lungo. Sempre sulla questione del diritti cittadinanza, è importante ricordare il ciclo di mobilitazioni sulla questione dei centri di detenzione amministrativa,
nel 1998. Anche lì ci sono state grandi mobilitazioni, grandi lotte, nel 1998 a Trieste, gli anni successivi via Corelli, una grande manifestazione a Torino il 30 novembre del 2002, che credo sia a tutti gli effetti la più grande manifestazione che si sia svolta in Europa, in tutta Europa, contro i centri di detenzione amministrativa, con più di 50.000 persone in piazza. Sono state mobilitazioni caratterizzate essenzialmente, quelle contro i centri di detenzione, a differenza da quelle per il permesso di soggiorno, dal protagonismo degli italiani. Nelle mobilitazioni contro i centri di detenzione in piazza si ritrovavano certamente attivisti, militanti, migranti, ma il grosso della mobilitazione era fondamentalmente autoctono. Mentre parallelamente e ancora prima che venissero istituiti formalmente i centri di detenzione, con le sperimentazioni che sono state fatte nell'estate del 97, nell'estate del 98, c'è stata una continuità impressionante di rivolte, di comportamenti spesso anche autolesionistici e però vissuti in termini di protesta da parte dei detenuti migranti all'interno dei centri di detenzione. Ma questo appunto per dare l'idea di alcune lotte anche molto diverse che in qualche modo si possono ricondurre al focus diritti e cittadinanza. L'altro, dicevo, è il razzismo. E, insomma, non bisogna dimenticare che ben prima di quello che è successo a Genova nel 1993, l'Italia si è trovata di fronte in modo abbastanza traumatico alla questione migratoria, e in particolare la sinistra italiana si è trovata di fronte alla questione migratoria con l'omicidio di Gerry Maslow a Villa Literno il 25 agosto del 1989. Gerry Maslow era un rifugiato sudafricano che mentre aspettava che venisse trattata la sua richiesta di asilo politico raccoglieva i pomodori nel casertano e si è semplicemente frapposto tra quattro lavoratori migranti un gruppo di italiani che volevano derubare questi lavoratori migranti dei loro magri salari ed è stato ammazzato. E lì emergeva, se volete, anche il dato strutturale della violenza che caratterizza le campagne del sud e in particolare tutto il territorio di Castel Volturno. Pensate alla strage del 2008 con una strage di camorra, come si dice, con sei immigrati africani che sono stati freddati. D'altro canto questa strage ha determinato una violenta reazione di rivolta da parte dei migranti in quelle campagne. Comunque, per tornare all'omicidio di Gerry Maslow, ci fu intanto il primo sciopero contro il caporalato a Castel Volturno. 1989, poi la prima grande manifestazione antirazzista in Italia il 7 ottobre con più di 200.000 persone, Tommy Smith, il velocista americano, è stato famoso perché a Città del Messico aveva alzato il pugno dopo aver vinto i 100 metri, mi pare, sì, 100 metri. Un momento particolarmente rilevante in cui emergeva appunto questa questione del razzismo che ha accompagnato tutta la storia della migrazione in Italia, assumendo forme diverse, non necessariamente la forma dell'omicidio che pure ha assunto ad esempio a Firenze nel dicembre del 2011 quando uno
un italiano legato a Casa Pound ha ammazzato due migranti senegalesi. Queste diverse espressioni di razzismo hanno trovato, davo appunto qualche esempio, parlavo di Castel Volturno, reazioni molto determinate da parte dei migranti, ma io credo che valga la pena anche per parlare di razzismo di uscire un po' dalla rappresentazione più semplice di ciò che è il razzismo e andare a vedere il razzismo istituzionale da una parte e dall'altra parte il razzismo strutturale che si è affermato ad esempio attraverso i processi di etnicizzazione del mercato del lavoro che fanno sì che una ragazza, che per dirla con un esempio semplice, una ragazza che viene in Italia dalla Nigeria non ha la possibilità di andare a lavorare come badante, non ha questa possibilità perché l'etnicizzazione appunto del mercato del lavoro domestico e di badantato fa sì che quella posizione sul mercato del lavoro non sia disponibile per una ragazza nigeriana. Quindi secondo focus il razzismo. Il terzo, che secondo me è particolarmente importante, è quello del lavoro migrante. Negli ultimi 10-15 anni abbiamo avuto un protagonismo estremamente importante dei migranti anche sul piano sindacale. Già nella seconda metà degli anni 90 si vedevano delle piazze di metalmeccanici nel Veneto profondo che erano piazze fondamentalmente nere. Fondamentalmente nere. Già in quegli anni nasceva una generazione di delegati sindacali migranti. Ma poi ci sono state alcune esperienze estremamente importanti, per esempio lo sciopero migrante nel maggio del 2002 in tutto il distretto industriale di Vicenza che aveva coinvolto migliaia e migliaia di lavoratori migranti ma anche italiani contro la Bossi-Fini fondamentalmente, contro la Bossi-Fini. C'è stato il tentativo di riprendere l'esperienza di cui parlavo all'inizio del primo maggio del 2006 negli Stati Uniti con l'organizzazione della giornata senza di noi il primo marzo del 2010 che ha avuto comunque una sua importanza, in particolare a Bologna, a Torino, a Roma, a Napoli. Aveva avuto una grande presenza, avevamo fatto alcuni ragazzi in sala, ce l'avevamo conosciuto in quello che immagino, infatti. E poi c'è la questione appunto della logistica che secondo me rappresentano sicuramente il punto più alto delle lotte dei migranti nella crisi e contro la crisi e che insomma, ci interpellano da molti punti di vista, ma penso che su questo insomma, siate più preparati voi, perlomeno alcuni di voi, di quanto non sia io, per cui mi interromperei. E poi sarà anche il tema appunto, dell'incontro con Sergio Bologna a fine gennaio, dove appunto saremo concentrati principalmente sulla logistica e appunto lì sarà davvero necessario non solo che partecipiate, ascoltiate, ma anche che interveniate per dare un contributo all'avanzamento del discorso. Mi sembra che la carrellata che hai fatto sia decisamente esaustiva su quali sono stati i momenti di passaggio, le caratteristiche e i campi di intervento appunto nel nostro paese sulle tematiche delle migrazioni. Condivido con te sul fatto che sia un percorso ancora in gran parte da scrivere, quindi appunto lo stiamo anche scrivendo, lo stiamo scrivendo con queste lotte che appunto rinnovo l'invito quando abbandoniamo la sala, chi è interessato alle lotte che ci saranno domani e dopodomani qui nel Piacentino, al polo logistico, chi è interessato si può fare un breve punto tecnico per condividere e cercare di fare di far essere presente più gente possibile, anche perché quello che si sta evidenziando, ne parlavo prima con Sandro, è che queste lotte che lui ha diciamo liquidato nel finale del suo intervento, definendolo insomma il punto più avanzato. Quindi non liquidato. esatto. Liquidato giustamente, perché poi appunto ne parleremo un'altra volta. E però appunto mettono a mio avviso in evidenza una contraddizione specificamente nel nostro tessuto cittadino, ovvero che laddove la parte più
avanzata, organizzata, comunque con consapevolezza di classe, si organizza in quelle lotte, rappresentando comunque, voglio dire, quasi il 30% della cittadinanza piacentina che è migrante, c'era una sorta di scollamento, se non a targhe alterne, insomma con pochi momenti di partecipazione, da parte della cittadinanza invece italiana. Un gap sicuramente che interroga anche i militanti che hanno fatto questo percorso, ma che però non può far porre delle domande su quale sarà la città che ci troveremo fra 10 anni, quando non solo questi giovani lavoratori saranno cresciuti, ma ci saranno anche i loro figli, e davvero una parte della città non avrà preso parte a un processo che, come dici tu, ridefinisce lo spazio urbano, il tessuto sociale e i rapporti di forza all'interno della società. Quindi l'invito a chi volesse partecipare nei prossimi giorni, ma non solo nei prossimi giorni, in futuro, è anche quello non solo a dare una mano concreta, ma a rompere questo meccanismo di compartimenti stagni che vede da una parte un'avanguardia che lotta con pochi solidali, dall'altra una città che sommato sembra andare avanti dormendo mentre gli capita veramente qualcosa di straordinario nel salotto di casa, dove con salotto si intende quella schifezza di chilometri di cemento colato. Solo questa breve considerazione, però ovviamente, dato che siamo anche relativamente in anticipo sulla tabella di marcia, abbiamo messo chiusura alle 7:30, sono le 7, se qualcuno ha delle domande. Io vorrei evitare di parlare fino alle 7:30, giusto per, esatto, per un po' di tempo. Domande, interventi o magari anche richieste di chiarimento su alcuni aspettanti di quegli appuntamenti, di quegli eventi, anche a livello di calendario di movimento, che magari qualcuno possono essere sfuggiti, non so se sapete cosa è successo a Castel Volturno, a Rosarno, eccetera. Comunque, prego. Sono Cale, volevo fare al professore una domanda generale, come diceva lui, non è una cosa privata, perché se dico i problemi privati non finiamo oggi. Però, come lei vede adesso tanti paesi arabi, come Siria, Iraq, America del Sud, Trato, America? Sì, distrutto tutto, ha fatto guerra contro tutti questi. Se un domani, come io immagino così, arriva 100 barche al giorno di immigrati, se il paese è disponibile a ricevere questi o no? L'altra cosa, voglio sentire la sua opinione per i confini di tutti i paesi europei west, quando America, perché è subito il colpo di America. Continuava a spingere tutti i paesi, potrebbe aprire i confini di tutti i paesi d'Europa. Essi sono entrati tantissimi per fare bipolare questo paese, non solo Italia, anche tutti i paesi europei. Questa è una strategia americana. Adesso sì, se conviene chiudere ancora questi confini, decenni, diciamo, non solo con tutti i paesi europei, però a proposito di questi paesi, fanno debolare là. Io non è questa la mia opinione, io chiedo se questo conviene o no. Chiudere quali confini? Confini con tutti i paesi, diciamo. Cioè la Russia. Se vogliono venire qua, diciamo, Bulgaria, Romania, tutti questi paesi, io non contro questo, per dimostrare, però sono anch'io, sono liberato, sono egiziano comunque. Però si conviene chiudere questo, perché adesso sono entrati qualche milione, non migliaia, qualche milione. Questa non per il lavoro, questa è una strategia americana per fare tutta Europa debole, così rimane lei, anche se America adesso in ginocchio con l'economia, rimane sopra di tutto. La scusa di America, Europa deve aprire tutti i confini per fare ostacoli contro Russia. Invece lei ha lanciato un sasso per cui così fa debolare Russia, anche Europa. Non lo so se giusto, devono un giorno chiudere questo, poi ricevono i parchi, quello che vengono da Siria, da Iraq, Yemen, Libia, forse anche in Egitto, non lo so. Tutto questo io immagino così, però non lo so se è giusto. La geopolitica internazionale. Vediamo ancora qualche risultato. No, vorrei dire che il legge Bossettini del 2002 è un legge veramente discriminatorio, si può definire così.
anche se sono stati un po' di manifestazione anni fa, come ha detto lei, contro queste leggi qua, però siamo a distanza di 12 anni e siamo ancora rotando. Sono felice comunque di essere qua con una ragazza di polo logistico, con Carlo, che nel nostro piccolo a Piacenza abbiamo lottato contro queste cooperative che erano illegali, no? Che hanno più o meno, si può definire mafiosi più o meno. Alcune proprio sì, sì, venuto sì. Fuori. E sono felice che abbiamo vinto questa lotta qui. Però con questo legge qui siamo ancora lottando. Dal suo punto di vista su questo legge qua com'è? E c'era anche ragazzo? Lei prima ha messo in evidenza l'importanza di una prospettiva europea per garantire diritti e possibilità ai migranti. Quali credi che potrebbero essere i punti da sviluppare o le strade da seguire nel prossimo futuro, considerando ad esempio il regolamento di Dublino, che di fatto limita la libertà di movimento dei migranti, la cui abolizione o modifica rappresenterebbe una grande vittoria? Allora, chiedevo se si faceva dare due parole proprio su invece la lotta che c'è sul diritto alla cittadinanza, no? Perché poi coinvolge poi tutta una serie di lotta per altri diritti, no? Che le cosiddette generazioni di mezzo, seconde generazioni cosiddette portano avanti. E poi un'altra cosa per chi magari come me lavora con giovani, con adolescenti, chiedevo se magari mi può dare una chiave di lettura di quello che sta succedendo anche molto. Questa ondata di razzismo che sembra quasi un'altra volta prendere forza e che quasi sembra legittimata da questa parola crisi, che mentre un po' di tempo fa era quasi più vergognoso dire, prendere certe posizioni, ora invece sembra quasi essere legittimata questa posizione dal fatto che siamo in crisi. E quindi è normale che ci sia il razzismo, è normale che ci sia questo, è normale che si dicano certe cose. E quando poi ti trovi a dover lavorare su certe tematiche con gli adolescenti, a me personalmente manca una chiave di lettura per poi poter un po' entrare in questo. Non so com'è. Sì, volevo fare una chiedere una cosa, cioè come chiavi di lettura, cioè, per tenere una sorta di filo conduttore. Quando parliamo di immigrazione, no? Immigrato, migrante e quant'altro, cioè, possiamo totalmente ascriverlo a un discorso di lotta di classe, di trovare una categoria che sia comunque diversa, perché cioè, parliamo di immigrazione, una lotta di un migrante nel momento in cui ci sono delle classi sociali che vivono meglio assolutamente, no? Perché se parliamo di immigrato, non so, siriano. So che si è appuntato un discorso di questo genere, benestante, con un po' di soldi arriva, si fa le sue cose, tanto salute, e poi ci sono gli altri anche col barcone, ci sono fermi ancora l'Ampedusa. Cioè, quindi è totalmente scrivibile in questo senso, e va letto oppure no? Cioè nel senso che ne sposa, è un problema chiaramente attraversa anche altri ambiti del vivere, per cui poi da lì si possono, come dire, anche cercare le chiavi di lettura di approccio con i lavoratori immigrati, per cui è una cosa di cui parlavo anche con Carlo, e che adesso non so quale diceva lei come domanda personale, la politicizzazione in effetti che si vede molto poca, cioè c'è la lotta magari sulla vertenza lavorativa, poi però sembra che non ci sia, almeno per quella che è esperienza qua di Piacenza, una reale presa di coscienza del ruolo politico che sia all'interno. Sì, questo ti completo giusto per dargli un quadro, che è una roba che abbiamo notato spesso, che grande coraggio, disponibilità, generosità nelle mobilitazioni dei facchini, di questi poi pochi comprendono la necessità di un impegno su un fronte politico più generalizzato.
che sblocchi, diciamo, un po' anche il sistema di lancio azioni. Sì, non è che la classe operaia italiana da questo punto di vista. No, però teoricamente l'italiano pensa con un schema di pensiero per cui si pensa magari a volte il borghese, quando in realtà è sfruttato peggio che gli altri. Teoricamente un immigrato che arriva da una situazione, abbandona una situazione per arrivare a una nuova, dovrebbe vivere una sorta di virginità e quindi c'è, come dire, vedere proprio lo scontro in faccia, no? Gli schiaffi prenderli e non avere tempo le problemi che stanno dietro. Però lì sembra che manca, come dire, cioè ottenuto il diritto poi... Rispetto appunto ai tutti i problemi che hanno gli immigrati con il permesso di soggiorno, magari che sta scadendo e il lavoro che non trovano, io chiedevo se la scuola può in qualche modo aiutarli con certificati di frequenza, con alcune attestazioni, si può essere in qualche modo anche di aiuto, proprio in modo anche tempestivo, diretto, cioè tecnico, per agevolare, perché a volte diventa proprio un circolo vizioso, scade il permesso, non c'è il lavoro, questi allora devono partire per magari un altro progetto che si trova dall'altra parte dell'Italia e magari anche interrompere quello che è un percorso anche di studio che stanno facendo, e se invece è possibile aiutarla in qualche modo a completare, insomma, questa cosa qua, e anche a fermare quella macchina di sì, sono tante domande apparentemente anche diverse, ma in realtà c'è un terreno su cui un po' tutte convergono, che è quello vero. Io sono convinto che non sia possibile trovare delle soluzioni innovative, coraggiose, espansive da un punto di vista democratico alla questione posta dai movimenti migratori in ambito nazionale. Questo è un discorso che ha una validità più generale, ma rispetto alla questione delle migrazioni ormai è assolutamente evidente quello che lei diceva a proposito del regolamento di Dublino, che riguarda in modo particolare i movimenti dei rifugiati, ha ormai una pesantezza enorme che non può che essere alleviata a livello europeo, dove cioè il regolamento di Dublino è nato. Continuo a pensare che sia a livello europeo che devono essere fatte le battaglie fondamentali dal punto di vista proprio anche della fissazione di un'idea diversa di cittadinanza. Ritorniamo alla questione della cittadinanza. Lo sappiamo, in Italia la cittadinanza continua ad essere in modo piuttosto anacronistico in Europa legata a una concezione che è quella dello ius sanguinis, e questa concezione della cittadinanza rende particolarmente difficile la via verso la cittadinanza per gli stessi figli degli immigrati che nascono in Italia. Però io credo che sia a livello europeo che debba essere fatto valere un principio come quello della cittadinanza di residenza. Penso che sia a livello europeo che debba essere messo in discussione il principio fondamentale che ha governato le politiche migratorie in questi anni, che è quello che io definisco della inclusione differenziale, dell'inclusione selettiva. Non è vero che le politiche europee puntano alla fortezza. Certo, l'immagine della fortezza Europa è un'immagine forte che tutti noi utilizziamo per denunciare le politiche europee, per denunciare la violenza, il carico di morte che queste politiche producono, basta guardare al Mediterraneo. Ma in buona sostanza l'immagine della fortezza europea è un'immagine fuorviante, perché le politiche europee puntano a discriminare, a filtrare
i movimenti migratori, e quindi non a costruire le mura di una fortezza, ma piuttosto a costruire un sistema di dighe che possa essere chiuso, ad esempio nel momento in cui c'è una crisi economica molto pesante che limita la necessità di forza lavoro, e possano essere aperte invece nel momento in cui c'è un'esigenza di forza lavoro. Ecco, questo è il tipo di politica che si è affermata in Europa negli ultimi 20 anni e che va rotta in modo che si aprano degli spazi di sperimentazione innovativa e espansiva. Visto che ho citato la crisi, ritorno alla questione che giustamente poneva lei. In realtà in Italia noi abbiamo avuto questa nuova crescita di razzismo, se volete, più tardi di quanto non sia accaduto in altri paesi europei. La Grecia, la Francia, in fondo la stessa Germania. Stranamente, sarebbe interessante provare a interrogarsi sulle ragioni. Le elezioni politiche italiane del 2013, dell'anno scorso, sono state forse negli ultimi 20 anni le elezioni in cui si è parlato meno di immigrazione, in cui la destra ha usato meno la questione dell'immigrazione. Le cose sono cambiate negli ultimi mesi fondamentalmente, insomma, con questa nuova strategia di Salvini, della Lega di Salvini, questo riorientamento verso il fronte nazionale francese, che ha avuto anche molto concretamente l'effetto di produrre una legittimazione di forze di estrema destra, razziste, fasciste, come Casa Pound e la stessa Forza Nuova. D'altro canto, purtroppo la storia ci insegna che nei momenti di crisi economica profonda il razzismo è un pericolo sempre dietro l'angolo. Adesso è evidente quello che è successo in Europa negli anni 30, insomma, non è neanche il caso, insomma, di ricordarlo specificamente. Insomma, c'è un nesso molto stretto tra crisi economica e crescita del razzismo, che si può verificare in molti casi storici. Quello che bisogna fare è lottare per spezzare questo nesso, lottare per marginalizzare le forze razziste, i singoli razzisti, e aprire degli spazi in cui invece la crisi venga elaborata in un modo diverso, in un modo che renda possibile quella ricerca di soluzioni politiche espansive di cui parlavo prima. La questione della geopolitica mondiale che mi veniva proposta, lo dico proprio in due parole. Io credo che gli Stati Uniti abbiano delle enormi responsabilità, ovviamente rispetto a quello che sta succedendo nel grande Medio Oriente, ma anche rispetto a quello che sta succedendo tra Ucraina e Russia. Quello che vedo però è che gli Stati Uniti sono una grande potenza profondamente indebolita. Sono una grande potenza capace di destabilizzare, ma non di costruire degli scenari futuri di stabilità, fossero pure scenari di stabilità a noi, a me, radicalmente avversi e nemici. Allora, questo che cosa significa? Beh, significa intanto che effettivamente lo scenario che lei evocava, delle barche che arrivano dalla Siria, non è uno scenario futuribile, è lo scenario di questi ultimi mesi. C'è stato un cambiamento nella composizione dei
flussi migratori che arrivano in Italia attraverso il canale di Sicilia. Oggi effettivamente, negli ultimi mesi, in questo 2014, la grande crescita che c'è stata di afflusso con i barconi dei migranti è dovuta in buona misura alle crisi e alle guerre che ci sono nel grande Medio Oriente, Libia, Siria, ma anche il Corno d'Africa ancora, eccetera. E io non so prevedere quello che succederà in futuro in Europa, quali saranno le reazioni dei paesi europei. Vedo quelle che sono le reazioni oggi e sono reazioni di contenimento, sono reazioni di chiusura. Di nuovo è soltanto imponendo, costruendo materialmente un'altra idea d'Europa, un altro spazio europeo, che è possibile superare queste reazioni chiusura. Per fare questo naturalmente bisogna puntare anche sulla trasformazione degli scenari in altre aree del mondo e in particolare nelle aree del mondo che sono contigue all'Europa, nel grande Medio Oriente, tra virgolette uso questa categoria geopolitica. Abbiamo avuto la grande esperienza delle rivoluzioni e delle sollevazioni del 2011 nel Maghreb e nel 2007. Oggi abbiamo un'esperienza comunque fondamentale, che è l'esperienza della resistenza curda nei territori del Rojava, del nord della Siria, che in qualche modo rappresenta dentro il grande Medio Oriente un elemento di speranza, un elemento di apertura che può essere anche di ispirazione per altre forze popolari, democratiche, rivoluzionarie in tutta l'area. Per quanto riguarda l'Est, bisognerebbe intanto vedere come è stata gestita la mobilità degli immigrati dai paesi dell'Est Europa all'interno dell'Unione Europea, perché questa mobilità è stata gestita in modo selettivo negli scorsi 10 anni. Se guardate a paesi appunto come la Polonia, come la Bulgaria che lei ricordava, la Romania, c'è stata la loro inclusione all'interno dell'Unione Europea e questa inclusione ha reso i cittadini di questi paesi cittadini europei. Però il diritto fondamentale che è attribuito alla cittadinanza europea, cioè il diritto di libero movimento all'interno dello spazio europeo, è stato assegnato in modo selettivo a questi soggetti. In molti paesi europei c'è stata una sospensione di 5, di 10 anni della possibilità di libero movimento e di insediamento. In altri no. Se prendo un paese come l'Inghilterra dopo il 2004, dopo il grande ingresso dell'Unione Europea di paesi dell'Est, ha accolto e invocato l'arrivo di centinaia di migliaia di immigrati dai paesi dell'Est, che sono stati una risorsa economica fondamentale. Fino a quando? Beh, fino a quando la crisi economica cominciata con le turbolenze finanziarie, per usare un eufemismo, nel 2007-2008, hanno colpito la stessa Inghilterra. Allora lì sono cambiate le cose, lì è cominciata a venire fuori la necessità di chiudere nuovamente il conflitto l'Est, eccetera. Ma questo fa parte di una situazione europea più generale in cui le tendenze restrittive rispetto alla migrazione non interessano più soltanto i migranti cosiddetti extracomunitari, ma interessano sempre di più anche i migranti comunitari,
i ragazzi, le centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze italiani che negli ultimi anni hanno nuovamente cominciato a lasciare il paese per andare a vivere, che so, a Berlino, a Londra, e oggi sono additati dalle opinioni pubbliche, cioè dalla stampa in particolare di destra, come responsabili del deterioramento delle condizioni dei servizi, in particolare del welfare, e cominciano ad essere oggetto di provvedimenti restrittivi. L'anno scorso c'è stata per la prima volta, dopo il trattato di Maastricht, un'espulsione di una cittadina comunitaria italiana dal Belgio. Quindi questo è un problema più generale che, ripeto, riguarda ormai anche le condizioni di vita, di lavoro dei migranti comunitari in Europa. E guardate, lo dico ancora una volta, è un fenomeno di enorme importanza anche statistica, la migrazione negli ultimi anni dal sud dell'Europa verso il nord. Parliamo complessivamente, se guardiamo la Spagna, se guardiamo l'Italia, se guardiamo la Grecia, di milioni di persone, in particolare di ragazzi e ragazze piuttosto giovani. La legge Bossi-Fini, è uno scandalo assoluto, e credo che sia importante continuare a battersi per la cancellazione della legge Bossi-Fini. Temo anche purtroppo che in una situazione come quella attuale, in cui si è manifestata questa saldatura tra percezione della crisi e ascesa e legittimazione del razzismo di cui parlava lei prima, sia particolarmente difficile pensare di ottenere dei risultati nel brevissimo periodo. Ma l'abolizione della legge Bossi-Fini resta una rivendicazione fondamentale, così come contemporaneamente bisogna continuare, come dire, una lotta anche su un piano locale che investe le questure, che investe i servizi, che investe il sistema scolastico, e che punta a allargare, come dire, dei canali di libera circolazione e, più banalmente, di libertà, anche in presenza di una legge orrenda come è la legge Bossi-Fini. E la scuola in questi anni ha avuto un ruolo fondamentale, è stata comunque uno straordinario laboratorio. Naturalmente questa è un'affermazione molto generica, che vale per quello che vale, bisogna andare a vedere le singole scuole che cosa fanno. Io credo che ci siano degli ampi margini proprio di lavoro all'interno del sistema scolastico, così come più in generale all'interno dei servizi. Pensate alla salute, ad esempio, dove sono state fatte delle esperienze estremamente importanti. Noi a Genova, negli anni di cui parlavo prima, avevamo costruito un ambulatorio popolare che continua ad esistere, ce ne sono molti altri, probabilmente il più noto in Italia è Naga di Milano, fin dall'inizio questo ambulatorio popolare, che esiste ancora adesso, ripeto, e che si è sempre fondato sul lavoro volontario di medici e infermieri, non l'avevamo immaginato come un ghetto, no? un tampone per cui curiamo i clandestini. No, intanto da subito hanno cominciato a rivolgersi a questo ambulatorio anche italiani, in particolare anziani che vivevano nel centro storico, che avevano difficoltà ad accedere ai servizi sanitari, ma anche rispetto, insomma, alla domanda da parte dei migranti, che fossero con documenti o senza documenti. Il tentativo che è stato fatto da subito è stato quello, magari, di offrire una prima assistenza, ma poi di riportare la questione all'interno dei servizi del sistema sanitario nazionale. E effettivamente, appunto, anche tornando a quello che dicevo prima a proposito della Bossi-Fini, penso che sia fondamentale cercare di lavorare dentro, appunto, i servizi, e la scuola in fondo fa parte del mondo dei servizi, per costruire, per allargare spazi di libertà
che esistono e per costruirne i nuovi. Ripeto, credo che all'interno della scuola, dalla primaria fino alla scuola superiore, in questi anni siano state fatte delle esperienze molto importanti, che sarebbe bello censire anche su base locale in una realtà come quella di Piacenza. La questione immigrazione e lotta di classe, mi sono detto. E io credo che mi interessa molto e cerco di dire dopo due parole. La migrazione è legata a doppio filo al capitalismo. Cioè non esiste capitalismo senza migrazione. Questa è un'affermazione netta che però penso sia sull'origine del capitalismo moderno. E fin dalle origini del capitalismo moderno la migrazione è sempre stata, come dire, ambivalente, no? Da una parte un'esigenza del capitale, dall'altra parte un terreno di espressione di rivendicazioni da parte dei soggetti subalterni e quindi un terreno fondamentale di lotta di classe. Quindi per me l'immigrazione ha a che fare strutturalmente con la lotta di classe, il che naturalmente non significa che ciascun immigrato subalterno, che sono anche, come dicevi giustamente tu, gli immigrati che subalterni non sono, sia portatore di una coscienza di classe. Naturalmente l'esempio che si potrebbe fare, che io ho fatto a lungo per riprendere la questione che tu ponevi della mancata politicizzazione pur in presenza di lotte, è quello delle lotte degli operai meridionali a Torino nei primi anni 60, dove se voi andate a vedere la pubblicistica sindacale, ma anche la pubblicistica comunista dei primi anni 60, l'operaio meridionale era costantemente stigmatizzato come impolitico, come disponibile magari a lotte di tipo sindacale, interessato sicuramente al salario, ma radicalmente un politico privo di coscienza di classe. E di lì a pochi anni sappiamo che l'operaio meridionale a Torino in modo particolare, ma non soltanto, è stato protagonista di uno straordinario ciclo di lotta di classe. Io ho fatto a lungo questo esempio, adesso mi sono un po' stufato di farlo perché gli anni passano e quindi comincio a chiedermi se ha senso fare quell'esempio, però in qualche modo ha senso perché ci mostra la complessità della lotta di classe, ci mostra come la lotta di classe non sia sovrapponibile alla categoria di coscienza di classe, come ci sia bisogno di una serie di altri strumenti, di altre parole per comprendere e in fondo anche per agire la lotta di classe, quindi comportamenti, le reazioni di fronte a pressioni che sono pressioni di carattere strutturale, eccetera. D'altro canto, una cosa che direi per concludere è che la migrazione, dal punto di vista della lotta di classe, è sempre collegata al momento del farsi della classe operaia, al momento in cui la composizione della classe operaia cambia, altrimenti non ci sarebbe appunto la migrazione. E quindi guardare alla lotta di classe dal punto di vista della migrazione significa guardare al momento in cui un soggetto di classe si sta formando, ma non esiste ancora in quanto tale. E il momento in cui un soggetto di classe si sta formando è anche, per definizione, un momento in cui si pongono una serie di questioni che non sono questioni immediatamente riconducibili a un'immagine tradizionale della lotta di classe.
quello che dicevo prima a proposito di diritti e cittadinanza da una parte e di razzismo dall'altra ha molto a che fare appunto con tutto ciò, cioè con il momento della formazione appunto, di un soggetto di razzo. Ci sono esperienze quindi, in giro per il mondo, pensate agli Stati Uniti che ci offrono molte suggestioni per pensare appunto a questo momento. D'altro canto quello che poi è un problema che rimane aperto e non è soggetto appunto a chiudere con qualche parola alla fine di questa intervento. Ci sono altre poi andiamo a chiudere che stiamo andando il tempo, dobbiamo andare alla stazione. Sul flusso migratorio, sì. C'è adesso un flusso migratorio però al contrario, ci sono degli immigrati che stanno immigrando adesso dentro l'Europa verso altri paesi o verso le loro paesi di origine, sono dei la maggior parte di immigrati che hanno più di 20 anni qui in Italia e secondo l'Estat sono quasi più del 50% di italiani che sono immigrati, che sono di immigrati che sono diventati italiani e che hanno lasciato l'Italia per andare in altri paesi. Secondo lei questa problematica viene dalla non integrazione dei immigrati qui in Italia o della degradazione delle politiche e delle leggi italiane? È una bellissima domanda questa, no? Io dicevo all'inizio, parlare di immigrazione in Italia significa anche parlare proprio dell'Italia. Dicevo che l'immigrazione in qualche modo è una lente che ci fa vedere alcune cose dell'Italia che magari non vediamo o vediamo male se non assumiamo appunto come riferimento l'immigrazione. Allora, da questo punto di vista, in una battuta, uno potrebbe dire il fatto che gli immigrati se ne vanno dall'Italia dimostra che l'Italia è un paese di merda. Solo come legge, non come paese. C'è tanta bella gente, gli italiani sono straordinari, certamente, però non è soltanto la legge, ma non è soltanto la legge, sicuramente la legge, però anche le condizioni economiche. Perché se ne vanno centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze dall'Italia? Se se ne vanno con questi ragazzi tornati da giù di qua, è ovvio che se ne vanno anche i migranti. Anche cervelle che c'è queste migrazioni. Certamente. La politica non va. Certamente, ecco quello che vorrei dire, che contrariamente a Matteo Salvini citato prima, io trovo estremamente preoccupante il fatto che molti migranti stiano abbandonando l'Italia. Estremamente preoccupante. Poi naturalmente se poteva parlare a lungo dove vanno, lì dipende un po' dai. Però c'è veramente anche la crisi economica che ha un peso molto importante. Se guardate un altro paese europeo, la Spagna, dove c'è stata una grande migrazione ancora più concentrata nel tempo rispetto all'Italia, beh, lì dal punto di vista del mercato del lavoro il grande attrattore è stato il settore edile, perché in Spagna c'è stato questo boom dell'edilizia collegato alla formazione di una bolla immobiliare sul mercato finanziario. Quando è esplosa la bolla sul mercato finanziario è andata in crisi l'edilizia e moltissimi immigrati spagnoli sono andati via dalla Spagna. Quindi la crisi economica sicuramente conta, però contano anche le leggi, e se mettiamo insieme le leggi e l'economia abbiamo strutture e sovrastrutture che non presentano l'Italia come un paese particolarmente attraente per viverci. E d'altro canto ripeto che questo dolorosamente, badate bene, è chiaro che è dolorosamente, lo dimostrano anche i tanti ragazzi che vanno via dall'Italia. Ma anche doloroso per chi deve a un certo punto abbandonare, no? Certo. Anche noi che siamo stati portati qui per renderci conto che alla fine non ce la fai, è causa di dolore, poi bisogna andare. Però magari insomma si può costruire un'Italia migliore dentro un'Europa migliore. Questo è quello che proviamo umilmente a fare. Grazie.